Con questo intervento tecnico, perché siamo stati, almeno io sono stato un po' sorpreso da quello che lei, quello che ci è stato esposto sul futuro possibile o non possibile della nostra banca. Le chiedo, Presidente, se posso riesaminare un attimo la comunicazione che le è stata fatta dalla Banca di Palestrina per prendere il destro dell'intervento. Posso? Grazie. Posso dare la parola intanto al socio? No, un attimo solo, io lo so esaminare con calma. No, un attimo solo, prego. Io lo so. Allora, qui ci sono quattro punti, quattro risposte che ci dà la Banca di Palestrina. Leggiamole. Riconoscimento di un avviamento subordinandolo a un'accurata due diligence. Acquisizione dello sviluppo e della acquisizione e sviluppo dell'area di Frascati, previa revisione del piano di locazione in essere. Mantenimento del personale attualmente in forza, previo approfondito esame. Modifica di sempre. Quindi non ci ha detto nulla, non è vero che è tutto a posto, che le cose andranno in quel modo, eccetera, eccetera. Leggiamo quello che ci dicono. Faccio l'esempio più facile. Acquisizione e sviluppo dell'area di Frascati, previa revisione. Revisione di quanto? Se è l'1%, non escludo che la proprietà sia d'accordo. Se è del 50%, non sarà, è abbastanza prevedibile che non sarà d'accordo. Quindi, diciamo, non mi tranquillizza per niente questa comunicazione, anzi mi pare che lascia tutto assolutamente nella nebbia. E devo dire che l'esposizione che lei ci ha fatto, e che è peraltro, per carità, onesta e realistica, mi preoccupa molto, perché io, se ho fatto un investimento in questa banca, l'ho fatto per avere qualcosa che è il rapporto diverso da quello del credito italiano o della, non lo so, fate voi, dell'Unione delle Banche Svizzere, quello che dite voi. Secondo me, se noi facciamo questa operazione, questo rapporto si perde completamente. Allora, a quel punto, devo essere sincero, non ho più nessun interesse a partecipare a una banca con la quale non ho un rapporto personale come ce l'ho attualmente con la banca di Frascati, con la banca di credito cooperativo di Frascati. Devo anche dire che devo vedere le cose anche da un punto di vista professionale, perché nei rapporti che io ho avuto con la banca di credito cooperativo di Frascati, quale professionista, ho trovato un riscontro personale immediato, istantaneo. In quelli che ho avuto con un livello sovraordinato, che in questo caso è stata l'ICREA, io almeno ho avuto l'impressione di un rapporto difficilissimo, di un muro di gomma, che peraltro è un muro di gomma contro, non è un muro di gomma a favore. Quindi, francamente, sono molto dubbioso è chiaro che o mangiare questa minestra o saltare la finestra, allora è un altro discorso. Ma le chiedo, siccome siamo stati, almeno io sono rimasto parecchio sorpreso, insomma. Quindi non sono preparato tecnicamente a porre delle alternative, ma sbaglio, almeno le notizie di stampa c'era stata, è adombrata la diversa ipotesi di ricorrere a una specie di holding, a una specie di ombrello di copertura che consenta di mantenere l'individualità delle singole banche di credito cooperativo, pur avendo una copertura dei rischi, non dico delle sofferenze, dei rischi e comunque una serie di servizi garantiti, accorpati a un livello più alto, senza però perdere l'identità. Avvocato, può darsi che nel risponderle salto qualche aspetto che mi dimentico e lei me lo faccia notare se qualche aspetto nella risposta l'ho dimenticato. Io torno all'inizio del discorso a monte. Io do per scontato personalmente, ma credo di condividere, che tutto il Consiglio condivida questa ipotesi, che una banca piccola così non ha futuro. Io lo do per scontato, ma no, poi il mio parere conta poco. Ormai ci viene imposto
ci viene imposto non a noi, o c'è il rappresentante della federazione che può intervenire, ci viene imposto a tutte le BCC, a tutte le BCC di procedere a processi aggregativi, perché la previsione è, non la discutiamo, ma la previsione ad alti livelli è che i tassi attivi, cioè i tassi che noi applichiamo alla clientela, quelli che sono la principale voce di ricavo, scenderanno notevolmente. Ci sono previsioni che dal 2017 il mondo del credito cooperativo non potrà applicare tassi superiori al 3%. Noi fino ad oggi abbiamo avuto tassi attivi medi del 6,5. Se i tassi nostri scendessero in un anno da 6,5 a 3, noi perdiamo almeno 1,5 milioni, 2 milioni all'anno. Quindi queste sono le previsioni e non possiamo farci niente, questo è il mercato. Secondo al direttore di Banca Italia, non nell'incontro personale, ma nell'incontro ufficiale avuto presso la nostra banca, io ho detto che la criticità delle banche piccole, tra cui la nostra, se c'è da cercare un responsabile, il responsabile numero uno è l'organo di vigilanza, cioè Banca Italia, perché hanno autorizzato nel 2009 noi ad aprire lo sportello con 4 milioni di capitali. Nel periodo di crisi, una delle più nere dal dopoguerra, difficile, autorizzare la banca a operare con 4 milioni è crimine, non si può. Tutti quelli che hanno aperto, tutte le banche, che è il BCC, che hanno aperto prima e dopo di noi, sono tutte chiuse, tutte. La più vicina che abbiamo, che si è ispirata a noi, ci ha chiamato, gli amici. Perché? Semplice. Allora, la banca si apre, primo giorno di sportello, ok? Il comitato promotore va e apre i conti. Da quel momento in poi si cercano i soci. I soci, e noi ci abbiamo messo un anno e 3 mesi per fare quello che sto esponendo. I soci devono venire, aprire, innanzitutto bisogna preparare il personale che deve conoscere il software, che deve conoscere la modulistica e che si deve fare pratica da su. E noi il personale che proveniva dal mondo bancario avevamo il riscontrollo, il direttore e Santacchini. Il resto, tutti nuovi che devono imparare a lavorare. Quindi, ricordate il nostro consigliere Bardelli che per l'incontro ci mise 3 ore perché il funzionario che stava alla cassa era in difficoltà e lo fece aspettare 3 ore, un fatto storico, tant'è vero che ci vergognavamo, temevamo dei riflessi negativi di questo e ci mettemmo d'accordo che avremmo occupato la banca per le prime settimane solo noi consiglieri e i soci e i membri del comitato operativo per far sì che i terzi non stessero 3 ore ma che i nostri impiegati avessero imparato a lavorare e avessero aperto un conto con i tempi tecnici necessari. Tu vieni dal mondo, è passato una vita in banca, quindi capisci a voi. Allora, in questa fase di startup, necessariamente si lavora a vuoto nel senso che non si producono ricavi immediati, perché devi cominciare a lavorare, prendere i soci, fai capire chi sei, vai a aprire i conti e raccogli, perché se non raccogli i soldi non si impiegano. E dobbiamo fare la fase di raccolta. Nel frattempo comincia a deliberare gli impieghi. Deliberi gli impieghi, c'è del tempo perché l'ufficio deve imparare, devi analizzare.